trovo qui dove c'è il lago di Landro, e come vedete nella cartina si apre tutto lo scenario. Qui abbiamo il Monte Cristallo, qui le Tofane e lì Cortina d'Ampezzo. Buongiorno a tutti cari amici del canale, oggi sono al lago di Landro e proverò a cimentarmi in qualche fotografia di paesaggio. Seguitemi fino alla fine del video e iniziamo a fare qualche fotografia e vediamo un po' quello che accade. In questo momento c'è qualche timida goccia di pioggia, il cielo è molto bello, ci sono circa 20 gradi, si sta molto bene. Ho posizionato il mio cavalletto e sono esattamente di fronte al Monte Cristallo con il lago ai suoi piedi. Guardate che meraviglia di paesaggio. Ecco il lago di Landro e davanti a me il Monte Cristallo. Ho posizionato la macchina fotografica sul cavalletto e l'idea è quella di fare qualche scatto. Ora sono a f11 ISO 100 e un 125esimo di secondo su cavalletto. Sto cercando di seguire l'istogramma in modo tale da non avere le alte luci bruciate e di avere una composizione ottimale. Ora vi metto lo scatto che effettuo rigorosamente con lo scatto ritardato. Ma guardate che meraviglia! Qui dove inizia il lago, guardate quanti girini ci sono. Guardate com'è popolato questo piccolo microcosmo. Guardate, è molto bello anche il sottobosco, guardate quanto è rigoglioso. Qui abbiamo pini, abeti, larici, cirmoli, molto bello. Guardate che bello questo alberello, come si sviluppa in altezza in modo sinuoso, sembra quasi che voglia danzare per poi svettare verso il cielo. Qui abbiamo una sinfonia di tronchi, guardate, si stanno quasi abbracciando. Abbiamo gli aghi di pino, queste foglie meravigliose, le foglie del faggio, qui abbiamo l'abete, numerosi muschi e licheni che si arrampicano sulla corteccia. Le occasioni fotografiche e gli scorci sono molto numerosi, diciamo che basta solo guardare con attenzione e ci si immerge in tantissimi microcosmi fotografici. Abbiamo anche la bellezza di qualche arbusto secco che si è seccato per il tempo, per l'acqua, per le intemperie, ma che ospita comunque un lichene molto molto particolare. La bellezza di questi fiorellini attaccati a dei germogli di verde smeraldo, veramente particolari. Abbiamo due tonalità di verde, una tonalità più scura e una molto più chiara perché è nuova di quest'anno. È evidente che questo sottobosco, a seconda delle stagioni, possa essere popolato dalle acque del lago. Ci sono tanti piccoli sentieri che si capisce che in determinati periodi dell'anno l'acqua può essere più o meno alta e quindi va anche a lambire questo sottobosco. Fra poco arriverò ad un altro spot fotografico molto interessante perché sta finendo il sentiero e dovrei arrivare alla spiaggetta del lago di Landro, dalla quale riusciamo ad ammirare il Monte Cristallo in tutta la sua magnificenza. Guardate che bel gioco di luci che ho trovato. Qui è appena arrivato il sole,
fino a pochi istanti fa pioveva e abbiamo il lago di Landro con tutti i suoi colori molto sfumati che guarda in direzione del Monte Cristallo, tra l'altro che è una montagna dolomitica strepitosa, guardate. Beh, la location di oggi è sicuramente interessante dal punto di vista fotografico. Le condizioni di luce non sono le migliori perché forse l'orario non è quello proprio perfetto per fare le fotografie, però sicuramente abbiamo molti scorci che possiamo scoprire e così studiare per poi realizzare delle fotografie e vedere un po' quello che riusciamo a realizzare. Io nelle mie fotografie uso rigorosamente il cavalletto in modo tale da avere tutto il più nitido possibile e cerco sempre di curare per quanto possibile la composizione. Magari faccio pochi scatti, ma cerco di farli nel modo più corretto possibile, almeno per le mie conoscenze attuali. Diciamo che non sono uno che scatta tantissimo, faccio in un'uscita fotografica faccio 6-7 fotografie di spot precisi, ma cerco di studiarli prima anche nelle condizioni di luce e di condizioni meteo. Guardate con la luce che c'è adesso questo secondo piano, perché nel primo piano abbiamo un lago, il secondo piano dove c'è tutta quella vegetazione, guardate come si compone in modo perfetto. Abbiamo un verde molto acceso in primo piano per andare a sfumare man mano che si va avanti con l'occhio, veramente molto bello. Tra l'altro sembra quasi fatta apposta perché abbiamo gli arbusti più piccolini in primo piano e man mano che si va nello sfondo gli alberi più alti. Guardate anche in quella direzione, che meraviglia di cielo. Lì abbiamo la valle che si chiude e queste montagne che creano una linea guida perfetta per effettuare uno scatto fotografico. In questo momento ho posizionato la fotocamera in verticale in modo tale da andare a riprendere questa porzione di paesaggio dove vedete questa V naturale che sembra quasi messa lì apposta per dare all'osservatore una sorta di senso di tridimensionalità e di profondità. Sappiamo che la fotografia è a due dimensioni, per cui riuscire a coniugare elementi in primo piano oppure utilizzare delle forme geometriche o delle linee guida aiuta nella composizione fotografica a fare in modo di avere una fotografia quanto più possibile tridimensionale, quindi riuscire a dare alla fotografia stessa una sensazione di profondità che viceversa sarebbe difficile da ottenere. Comunque guardate il cielo, adesso si sta veramente tingendo di un colore mozzafiato, credo che fra un paio d'ore con il tramonto ci sia uno spettacolo unico. Nell'uscita fotografica di oggi ho volutamente portato solo il 50 mm 1.4 della Nikon. Cari amici del canale, anche oggi abbiamo finito questo video, spero che vi sia piaciuto, se è così mettete un like e iscrivetevi al canale. Mi trovate su Instagram, su YouTube Andrea Costa Gallery e il mio sito internet andreacostagallery.com. Lì, oltre al video, troverete anche un approfondimento dei luoghi che ho visitato con tutte le fotografie che ho realizzato durante questa escursione. Nel mio canale tratto di fotografie, viaggi, trekking in montagna e anche di arte, perché sono appassionato di pittura, di musica, insomma, seguitemi se avete piacere di approfondire queste tematiche. Vi do appuntamento a sabato prossimo alle ore 18 con il prossimo video. Ciao a tutti!